Oggi ci occupiamo della potatura del melograno. Ci concentriamo su questa piantina che è stata già potata l'anno scorso, anzi io vi lascio il link in alto sulla vostra destra in maniera tale che potete visionare questo video della prima potatura che abbiamo fatto su questa pianta. E questa volta, quest'anno, ci concentreremo sulla gestione della chioma, perché come vedete nell'arco dell'anno vegetativo sono spuntati anche dei succhioni, dei nuovi rami, quindi vediamo come gestire questa nuova vegetazione e qual è la soluzione migliore per fare in modo che questa pianta possa vegetare nella maniera più armonica possibile. Subito dopo la sigla. Osserviamo più da vicino la pianta, vediamo un po' quello che abbiamo eseguito l'anno scorso. Abbiamo messo questo divaricatore per fare in modo che le due branche principali potessero essere il più equidistanti possibili. Abbiamo messo anche questo picchetto a terra per tentare di piegare questo ramo in maniera tale da creare un vuoto, un vaso all'interno della pianta. Osserviamo anche la nuova vegetazione che è stata messa dalla pianta nel corso dell'anno. Vedete che ci sono dei nuovi rami, ci sono dei succhioni che sono spuntati e vediamo adesso come gestirli. Liberiamo intanto la pianta da questo divaricatore che abbiamo posto lo scorso anno. Come vedete, l'utilizzo di questo tubetto verde non danneggia il rametto, la branca del nostro melograno. In questo caso avevo messo anche una protezione supplementare. Come vedete, il rametto è perfettamente integro e non danneggiato. Osserviamo più da vicino. Come vedete, le superfici delle branche sono perfettamente integre. Non hanno subito nessun trauma e nessuna strozzatura. Una delle prime operazioni che noi possiamo eseguire senza temere di sbagliare è quella di asportare questo succhione. Vedete che è nato quasi alla base della pianta. Il taglio, ricordiamoci sempre, che è molto importante e va eseguito in corrispondenza del collare di corteccia, quindi non va eseguito in maniera radente, così, bensì in questa maniera. Dopodiché risaliamo lungo il tronco della pianta e vediamo un po' il tipo di imbalcatura che era stato eseguito. Qui ci troviamo praticamente con tre branche principali, che sono una, due e tre. Adesso però questo succhione, guardatelo bene, che è stato appositamente piegato verso l'esterno proprio perché potrebbe sostituire quella che l'anno scorso doveva costituire la quarta branca, che sarebbe questa che, come dire, è inserita su una delle branche principali. Quindi noi adesso sostituiamo questa, che noi già possiamo asportare sempre con un bel taglio in corrispondenza del colletto di corteccia. E quindi sostituiamo la vecchia branca con questa giovane, che in realtà non era altro che un succhione che è stato come dire, orientato verso l'esterno per formare e per sostituire la vecchia branca. A questo punto noi ci troviamo in sovrapposizione due rami, che sono questo e questo. Quindi noi ne eliminiamo uno, naturalmente lasciamo questo, che costituisce una delle quattro branche. Un'altra raccomandazione quando potiamo il melograno è quello di armarci di guanti, possibilmente anche di una visiera, perché tutti i rametti del melograno praticamente terminano
all'apice con un aculeo, che è molto pericoloso. Prendiamo in considerazione una branca alla volta, iniziamo da questa più robusta, questa che l'anno scorso abbiamo piegato verso l'esterno, e vediamo come comportarci. Intanto eliminiamo tutti questi rametti, che sono per lo più dei succhioni, che si trovano sulla parte interna della branca. Questi qua, per esempio, uno è questo, un altro è questo, quest'altro piccolino. Questo che si trova sempre sulla parte interna della branca, in realtà è stato piegato verso l'esterno, per cui ha assunto questa posizione che non interferisce con gli altri rami, per cui lo possiamo lasciare. Eliminiamo semplicemente questa parte, questo rametto, che è troppo dorsale, e lasciamo tutto il resto. Eseguiamo qualche lavoro un po' anche di ripulitura. Dopodiché, quando arriviamo a questo punto, dobbiamo sfoltire un po' questa parte terminale della branca, perché è troppo aperta. La prima cosa che possiamo fare è decidere tra questa sorta di dicotomia che si trova qui, se scegliere questa che si trova sulla mia destra oppure quest'altra che si trova sulla mia sinistra. Una volta fatta la scelta, asportiamo quella che non ci interessa e ci concentriamo su quella che abbiamo lasciato. Intanto qua vedete che troviamo un rametto inserito lateralmente che è molto vigoroso, quindi questo lo dobbiamo eliminare. Lo eliminiamo perché ricordiamoci che la branca deve essere costituita in maniera tale che verso l'apice deve sempre terminare il più possibile, diciamo così, in maniera più rastremata, più sottile. Questo rametto momentaneamente lo lasciamo, anche se attendiamo che ne spunti uno più giovane per asportarlo, perché questo sembra un po', diciamo, rinsecchito, però momentaneamente lo lasciamo. Passiamo sull'altra branca, che è questa. La prima cosa che dobbiamo fare è vedere un po' che cosa fare con questa sorta di succhione che potrebbe essere sia allevato come una sorta di branca secondaria, sia eliminato. Poiché ha già questo andamento tendente verso l'esterno, potremmo anche lasciarlo, ed eliminiamo la parte più rinsecchita. Naturalmente lo ripuliamo un po' di alcuni rametti che si trovano sulla parte dorsale e ci concentriamo sull'altro. Anche in questo caso eliminiamo un po' di materiale rinsecchito. Eliminiamo questi rametti che sono troppo dorsali e troppo tendenti verso l'interno, anche questo. Dopodiché, come vedete, qua c'è una situazione conflittuale, cioè qua ci stiamo avvicinando verso l'apice della branca e troviamo una sorta di allargamento. Ecco, questa è una situazione che non va bene, perché abbiamo detto che la branca verso l'apice deve assottigliarsi sempre di più, quindi dobbiamo fare in modo da allevare soltanto un prolungamento. Quindi, per esempio, questi due, come vedete, creano una sorta di allargamento apicale, per cui noi li eliminiamo entrambi. Un taglio sempre, ricordiamoci, in corrispondenza del colletto di corteccia. Molti di voi mi chiedono nei commenti ai video cosa bisogna mettere su questi tagli per facilitare la cicatrizzazione. Ebbene, io vi dico che quando eseguo le potature non metto assolutamente nulla, perché se il taglio viene eseguito correttamente, cioè se noi lo eseguiamo in corrispondenza del colletto di corteccia, è la stessa pianta che mette in atto delle barriere chimiche per fermare
eventuali patogeni che vogliono entrare nel legno, e nello stesso tempo, se il taglio è eseguito nel punto giusto, diamo la possibilità alla pianta di richiudere questa ferita magari nel corso di 2 anni, di 3 anni, però è la stessa pianta che cicatrizzerà in maniera naturale i tagli che noi eseguiamo. A questo punto, vedete, si trova di nuovo una sorta di biforcazione, di dicotomia, per cui anche in questo caso elimino questo rametto, questa branchetta, elimino quest'altra e a questo punto devo scegliere uno di questi prolungamenti. Possiamo anche scegliere questo che è giovane ed eliminiamo questo che è più rinsecchito, elimino anche questo e mi ritrovo questa branca con i rametti laterali che più o meno dovrebbero avere una forma a lisca di pesce, cioè più ampia verso la base e più ristretta verso l'apice. Eliminiamo qualche piccolo rametto dorsale e momentaneamente questo lo lasciamo così. E adesso ci concentriamo sull'ultima branca. Anche in questo caso troviamo una branchetta che è troppo vigorosa ed è troppo dorsale alla branca principale, per cui questa va trasportata. Anche questa laterale è piuttosto vigorosa, per cui queste due in realtà sono in competizione l'una con l'altra. Assottigliamo la parte apicale della branca eliminando qualche branchetta superflua, cerchiamo un po' anche di torcere questa branchetta in maniera tale da darle un orientamento più aperto e momentaneamente diciamo che possiamo considerarla conclusa questa potatura. Facciamo qualche piccola operazione di rifinitura, qualche rametto. Ecco, in questo caso per esempio vedete che qua c'è una sorta di dicotomia, quindi io che cosa faccio? Elimino uno dei due delle due branchette. Quale devo eliminare? Devo eliminare questo perché si trova sulla parte dorsale della branchetta principale e lasciare l'altro che tende verso l'esterno, dando un'apertura alla pianta. Poi, se osserviamo bene, c'è questo rametto. Questo rametto è praticamente orientato proprio verso il centro della pianta. Ebbene, questo non ha nessun futuro, per cui è meglio eliminarlo da subito, anche perché eliminandoli quando sono piccoli i rametti, diamo la possibilità alla pianta di cicatrizzarli meglio. È chiaro che la pianta cicatrizza molto meglio questi tagli piccoli piuttosto che un taglio grande. Bene, a questo punto io direi che è tutto. Vi do appuntamento al prossimo video sul canale Vivere in Campagna con Carmine Salituro. Arrivederci a tutti voi, a presto.